Buongiorno a Federico Musso, genovese a Singapore. Buongiorno Tiziana, sempre un Allora, piacere. intanto parto un po' con le coordinate. Che ore sono e che temperatura fa a Singapore in questo momento? Sono le 4:10 del pomeriggio, temperatura, beh, in ufficio fa discretamente fresco perché c'è l'aria condizionata, come sempre, a manetta. Fuori siamo sui 28 gradi, devo dire è una stagione in cui si sta ancora bene. È appena finita la stagione delle piogge, negli ultimi mesi ha piovuto praticamente tutti i giorni, è stato abbastanza un incubo, però quantomeno lato positivo che ha tenuto la temperatura bassa. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un incremento della temperatura, quindi diventerà impossibile farsi camminare fuori o andare in giro senza sudare. Ma ci siamo abituati, dopo 10 anni, insomma, non è più un Insomma, quella problema. pioggia che noi tanto qua ci auguriamo, non quelle due gocce che stanno arrivando in questi Esatto. giorni proprio per la siccità. Senta Federico, ci racconta un po' come da Genova, si è trasferito lì a Singapore, come si trova? Certamente, ormai mi sono trasferito addirittura 10 anni fa, a maggio saranno 10 anni, sembra decisamente ieri. Semplicemente ho avuto come succede penso a tutti, un'opportunità di lavoro, una proposta di lavoro da Singapore. Non avevo mai lavorato di fatto fuori, al di fuori di Genova, quindi inizialmente certo la proposta è stata anche, insomma, non è stata presa a cuor leggero la decisione di venire qua, ma ho subito deciso di provare questa avventura. Inizialmente pensavo che sarei sopravvissuto tra i 6 mesi e un anno massimo, sono ancora qua dopo 10 anni, quindi diciamo che il risultato sicuramente è molto positivo. Ecco. Sono molto soddisfatto di aver fatto questo passo, che ripeto, 10 anni fa non è stato assolutamente un passo facile, ma di cui oggi sono assolutamente contento e soddisfatto. Come si vive nella quotidianità lì a Singapore? Noi abbiamo sempre queste immagini, no? Forse l'ho già detto anche l'altra volta, no? Di questi grattacieli, di questa tecnologia, di questa frenesia. Nella quotidianità come si vive? Come sono i rapporti? Si vive bene, siamo troppo viziati, nel senso che funziona tutto troppo bene, ovviamente nulla è troppo bene, ma funziona tutto così bene che diciamo che non solo quando poi torniamo a casa, perché quando appena appena viaggiamo, andiamo in qualunque altro paese, chiaramente la differenza è tanta. Ce li fa Diciamo qualche che qua. esempio? Sì, assolutamente. Basti pensare ai mezzi di trasporto, i mezzi pubblici di trasporto sono letteralmente impressionanti. Esistono quattro diversi Uber, ma non è neanche necessario utilizzare Uber, che qua si chiama Grab, ma si possono utilizzare i bus, di cui io sono un grande amante perché permettono di visitare la città a costi irrisori, costa meno della metà di quanto costa il biglietto, per esempio in Italia, soprattutto in particolare a Genova, dove so. La metropolitana, che è una delle metropolitane più efficienti al mondo in quanto ha 5 o 6 diverse linee che collegano davvero tutta Singapore. Si può andare in qualunque parte di Singapore con 2 dollari, quindi 1,20 € in meno di un'ora. Ma proprio un'ora di viaggio a Singapore vuol dire proprio andare al confine con la Malesia dall'altra parte dell'isola. Tutto quello che poi è in centro, tutti i mall, tutte le entrate delle metropolitane che sono dotate sia di scala mobile a salire, scala mobile a scendere e ascensore. A me viene in mente, ad esempio, sulla Piazza Corvetto dove vivo a Genova, i sottopassaggi di Piazza Corvetto qua a Singapore sarebbero dotati di doppia scala mobile e ascensore. E io, insomma, ho avuto, insomma, per esperienza personale, qualche situazione di parenti, magari con qualche età e qualche problemino, per cui solo l'arrivare da Mangini per bersi un Merry Christmas era un discreto parca avventure. Qua a Singapore in tutte queste cose è tutto molto più semplice. E poi la burocrazia, dal cambio se si cambia casa al cambio dell'elettricità, della domiciliazione. È tutto facile, diciamo che uno si sveglia la mattina, lavora, esce da lavoro e può decidere, può andarsi a fare una passeggiata, andarsi a fare un aperitivo, una partita a tennis, ma non ci sono mille problematiche burocratiche da gestire. Tutto è estremamente efficiente e facile, oltre che ovviamente molto sicuro, il che è un E altro. senti Federico, che cos'è che ti manca invece di Genova, della Liguria? Se ti manca qualcosa, eh?
Assolutamente, assolutamente. Come sempre, dico beh, chiaramente gli amici genovesi, la famiglia, e i percorsi in bicicletta che per me sono, sembra una battuta, ma non lo è, nel senso, a me piace molto andare in bici e in Liguria, da Genova. Veramente uno può ogni giorno della settimana fare un percorso diverso a seconda della temperatura, della stagione, andare in montagna, andare sul mare, andare a fare colazione a Portofino. Ci sono infinite strade e una più bella dell'altra. Qua a Singapore è mero esercizio perché è tutto piatto, tutto uguale, tutto è super strade, quindi da quel punto di vista certamente l'Italia manca e poi chiaramente soprattutto nel periodo estivo la vitalità che abbiamo in Liguria, in Italia anche in generale durante l'estate, in Europa anche, è sicuramente un'altra cosa, ecco. Ti faccio un'ultima velocissima domanda che è questa. Ci sono delle ancora restrizioni per il Covid o è stato tutto tolto anche per i voli, per ingressi? Assolutamente è stato tutto tolto, chiaramente rimane solo l'obbligo di vaccinazione completa. Da settimana scorsa l'ultima restrizione che era rimasta, che era semplicemente la mascherina su autobus e metropolitana, è stata tolta. L'unica restrizione che però non è legata a Singapore, ma è legata è per i voli a seconda della destinazione. Quindi se uno viene a Singapore non è necessario usare la mascherina perché Singapore non la richiede, ma se io da Singapore volo ad esempio in Indonesia, Bali, ecco che, visto che l'Indonesia per qualche strana ragione ancora richiede la mascherina, anche sul volo da Singapore richiedono la mascherina. Però è legato, ripeto, al paese dove si arriva e non a Singapore. Ormai Singapore ha completamente, direi, riaperto, non esiste più alcuna Limitazione, diciamo, restrizione. un po' come da noi, ecco. Assolutamente, Allora Federico, assolutamente. ti lascio salutare, come sempre facciamo con i nostri amici, nella lingua del paese che ti ospita. Perfetto, inglese, molto Sì, semplice. certo, lì Solo, lo so che si parla. diciamo, no, va bene. Good morning, anyone. My dear Genovese friends, and see you soon in Genoa. Bye Bye, see you soon. Ciao, ciao, ciao bye. Bye, bye, Federico, ciao Tiziana. grazie. Ciao, grazie a te.